Manca sempre meno alla fatidica notte del 27 marzo. Manca sempre meno alla cerimonia degli Oscar 2022, che seguiremo insieme in live sul canale Twitch di Movie Player, con una lunga maratona a partire dalle 22:30 sino alla fine della cerimonia. E lo faremo con la solita sobrietà, ve lo promettiamo. Parasite! Sì! E come ogni anno, siamo qui per raccontarvi i nostri pronostici per le categorie più attese. Oggi partiamo dai migliori film animati, dove la Disney, come sempre, la fa ancora da padrona. E allora ecco le nostre previsioni, che vanno dal film meno favorito al probabile vincitore della serata. Partiamo! Diciamo le cose come stanno. Il suo Oscar lo ha già vinto. Il suo Oscar è stata una generosissima nomination. Raya e l'ultimo drago non è certo un brutto film, ma è molto lontano dalle vette toccate da altri classici Disney. Molto canonico e per certi versi prevedibile nella sua avventura, va detto che il film ha un immaginario molto ispirato e un world building molto curato, ma ogni tanto presta il fianco sul fronte tecnico, con animazioni non sempre eccellenti e un character design non proprio indimenticabile. Trovarlo nella cinquina è stata un po' una sorpresa, perché secondo noi lo splendido Belle di Mamoru Hosada avrebbe meritato un posto fra i candidati molto più di Raya. Le sue possibilità di vittoria, quindi, sono pressoché nulle. Ci sono film che ti rimangono addosso come salsedine. Ce lo ha ricordato lo splendido Luca, un film che ha davvero il sapore delle estati più spensierate e indimenticabili, di quelle che si vivono solo da bambini o da ragazzi e che ti restano dentro per sempre. Della bellissima avventura di formazione firmata Enrico Casarosa non ci sono rimaste impresse solo splendide cartoline da un'Italia solare e immersa negli anni 60, perché di Luca abbiamo apprezzato molto l'innovativo character design, i tanti omaggi al cinema di Miyazaki e una CGI morbida e calda, come un disegno a mano. Senza dimenticare la cura dei dettagli, tra sfondi, locandine, insegni, gestualità e vecchiette che sembrano uscite davvero da un paesino italiano. E poi ci è piaciuta tanto la sua morale, dedicata all'importanza delle persone che ci trasformano senza volerci per forza cambiare. Però, dopo la vittoria di Soul dell'anno scorso, è molto difficile che l'Academy premi ancora la Pixar. Per cui, per quanto ci sia piaciuto, il piccolo Luca ha davvero poche chance di vittoria. Ed eccoci davanti alla probabile sorpresa della serata, perché il film animato danese Flea non ha ricevuto solo una nomination come miglior film animato, ma anche altre due candidature come miglior film straniero e come miglior documentario. Forte di questo gradimento dell'Academy, Flea potrebbe essere la scheggia impazzita della prossima notte degli Oscar. Un gradimento più che giustificato, perché Flea è un film intenso e sentito. La storia è quella di un ex rifugiato che rievoca la sua drammatica giovinezza in Afghanistan, assieme alla fuga dal paese natale e il percorso di accettazione della propria omosessualità, vagamente paragonabili a titoli come Persepolis e Walzer con Bashir, per la sua capacità di rievocare i drammi di un popolo attraverso un racconto di formazione. Flea, con le sue tre nomination in categorie di solito così lontane, ha già sancito un record assoluto nella storia degli Oscar. Immaginate Little Miss Sunshine che fa salire Spider-Man un nuovo universo sul suo pulmino, e sulla strada danno anche un passaggio a Juno e Scott Pilgrim. Avete capito che per noi i Mitchell contro le macchine è stata davvero una bellissima sorpresa, rivelandosi una gustosissima marmellata in cui cinema indie e cinema pop si mescolano a meraviglia. Un cortocircuito in cui l'animazione 3D sgomita al fianco di quella tradizionale, come se fossero giovani figli al fianco di vecchi genitori. A noi questo film è piaciuto davvero tantissimo. E no, non è solo merito del suo irresistibile cane strabico, vera e propria mascotte del film, ma anche della freschezza, il dinamismo e il ritmo di un'animazione davvero sofisticata e piena di stimoli, in cui il classico e l'avanguardia convivono come si deve. Attenzione, perché i Mitchell contro le macchine potrebbe essere davvero il grande favorito per spezzare l'egemonia Disney. E noi lo diciamo, onestamente speriamo che l'Academy trovi il coraggio di premiare per una volta un film così sperimentale, ma anche se le cose andassero male, il film avrà sempre tutta la nostra stima per averci provato. Di coraggio, va detto, ne ha avuto anche Incanto, perché è un classico Disney che rinuncia alla classica figura del cattivo per chiudere tutti i conflitti nell'ambito familiare. Incredibile come, pur essendo ambientato quasi sempre nello stesso posto, ovvero la casita Madrigal, Encanto risulti comunque vario e dinamico, grazie ad un'animazione davvero strabiliante. Certo, il character design disneyano inizia a sentire un po' il peso degli anni, diciamolo, ma va detto che Encanto è riuscito a creare un musical originale e sentito.
in cui per una volta viene a galla anche il lato oscuro delle aspettative e delle gerarchie familiari. E voi che ne pensate dei nostri pronostici? E soprattutto qual è il vostro film animato preferito tra quelli candidati agli Oscar 2022? Come sempre, noi vi aspettiamo numerosi nei commenti.